Quello di Halloween è uno tra i più antichi riti celebrativi della storia, la cui origine risale alla notte dei tempi. La sua crescente popolarità deriva dalla tradizione americana, nella quale la notte di Halloween è la notte dei travestimenti e del famoso trick or treat, dolcetto o scherzetto. Deriva dalla tradizione americana. Una notte, quindi, principalmente dedicata ai giochi. Ma molti non conoscono la vera storia di Halloween. Halloween. La notte delle streghe. Per il mondo dell'occulto, il 31 ottobre è il giorno più magico dell'anno, il capodanno di tutto il mondo esoterico, la festa più importante per i seguaci di Satana. Ma la Bibbia afferma: guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Benvenuti alla notte di Halloween. La parola Halloween ha origini cattoliche. Nella tradizione cattolica, infatti, a molti santi viene dedicato un giorno particolare del calendario. Ma il primo novembre è il giorno nel quale vengono festeggiati tutti i santi. Il giorno dedicato ad ogni santi, in inglese All Saints Day, aveva una denominazione antica, All Hallows Day. Presso i popoli antichi, la celebrazione di ogni santi iniziava al tramonto del 31 ottobre. La sera precedente al 1 novembre era All Hallows Eve e venne abbreviato in All Hallows Even, poi in All Hallowe'en e infine ancora in Halloween. La notte delle streghe. La tradizione di festeggiare la vigilia di ogni santi ha origini britanniche e più precisamente celtiche. Per quelle popolazioni il sostentamento principale era l'agricoltura e l'anno nuovo iniziava il 1 novembre. Nella notte del 31 ottobre si festeggiava Samhain, la fine dell'estate, in cui i mortali ringraziavano gli spiriti per i raccolti estivi. Secondo quelle antiche popolazioni, nella notte di fine estate le barriere tra il mondo dei vivi e quello degli spiriti si assottigliavano, tanto che i morti potevano tornare sulla terra. Secondo le credenze dei Celti, il 31 ottobre Samhain, signore della morte e principe delle tenebre, chiamava a sé tutti gli spiriti dei morti. In quella notte, tutte le leggi dello spazio e del tempo erano sospese ed era permesso al mondo degli spiriti unirsi al mondo dei vivi. I Celti credevano che i morti risiedessero in una landa di eterna giovinezza e felicità, chiamata Tirnanog, e pensavano che a volte potessero soggiornare assieme al popolo delle fate. Secondo un'antica leggenza, durante la notte del 31 ottobre, tutte le persone morte l'anno precedente tornavano sulla terra in cerca di nuovi corpi. Per evitare che gli spiriti maligni restassero fra i vivi, nei villaggi si spegneva ogni focolare. Si spegneva il fuoco sacro sull'altare e il mattino seguente i druidi si incontravano sulla cima di una collina per accendere il nuovo fuoco e offrire sacrifici. Secondo alcune leggende, i Celti bruciavano le persone possedute come avvertimento per gli spiriti maligni. Intorno al fuoco si facevano scongiuri e si lanciavano incantesimi per allontanare dal villaggio gli spiriti malvagi e guidarli nella terra dei morti. Il 31 ottobre, durante la notte di Samhain, in Scozia, le persone seppellivano delle pietre nella terra e poi le ricoprivano di cenere. Al mattino, se una pietra era stata smossa, significava che la persona che l'aveva seppellita sarebbe morta entro la fine dell'anno. L'uso dei travestimenti e delle maschere nella notte del 31 ottobre ha origini molto antiche. Ancora una volta risalenti ai riti celtici. Dopo i sacrifici, i Celti festeggiavano per 3 giorni, dal 31 ottobre al 2 novembre. Si mascheravano con le pelli degli animali uccisi per esorcizzare e spaventare gli spiriti.
Vestiti con queste maschere grottesche, ritornavano al villaggio illuminando il loro cammino con lanterne costituite da cipolle intagliate, al cui interno erano poste le braci del fuoco sacro. Gli spiriti dei morti, spaventati, in questo modo sarebbero tornati nel loro regno oscuro. Quando i romani invasero la Bretagna, vennero a contatto con le celebrazioni dei Celti. Intorno al 1 novembre, i romani onoravano Pomona, la dea dei frutti e dei giardini. Pomona. Durante questa festività si offrivano frutti alla divinità per propiziare la fertilità futura. Il culto di Samhain e di Pomona si unificarono e l'usanza dei sacrifici fu abbandonata. Al suo posto si bruciavano effigi e la pratica di mascherarsi da fantasmi e streghe divenne parte del cerimoniale. Durante l'Alto Medioevo, poi, la Chiesa distrusse numerosi templi e molte persone si convertirono. Il paganesimo, però, continuava a sopravvivere. Ma ora si era trasformato. Si credeva all'esistenza delle streghe. Uno degli aspetti più importanti della stregoneria era la celebrazione del Sabbat delle streghe. I Sabbat più importanti erano due, il 30 aprile e il 31 ottobre. Il primo era celebrato nell'area dell'attuale Germania e le streghe si radunavano sulla cima delle montagne per evocare diavoli e demoni. Quello del 31 ottobre veniva chiamato Black Sabbath. La Chiesa Cattolica tentò di sradicare questi antichi culti e nell'835 Papa Gregorio spostò la festa di tutti i santi dal 13 maggio al 1 novembre. Pensava così di dare un nuovo significato ai culti pagani, ma l'influenza nefasta del culto di Samhain si faceva ancora sentire. Allora, nel X secolo, fu aggiunta una nuova festa, il giorno dei morti, 2 novembre. Si festeggiava accendendo falò e le persone si mascheravano da santi, angeli e diavoli. Oggi, alla festa di Halloween, vengono associati vari simboli oscuri. Molti di essi, in realtà, hanno assunto aspetti familiari e giocosi per esorcizzare il timore che incutevano, invece, quando la festa era un rito pagano legato al ciclo di nascita e morte. I Celti festeggiavano la festa Samhain, ovvero la festa dei morti, e da allora fantasmi e scheletri hanno assunto il significato di reincarnazione. La morte non viene vista come una fine, ma come una parte del complesso ciclo della nascita, della vita e della morte. Oggi, per Halloween, si usano delle decorazioni a forma di pipistrello per rendere più suggestivi i luoghi in cui vengono tenute le feste. Questo animale è legato alla stregoneria e alla morte in molte culture. Questo perché questi animali volano di notte e dimorano in caverne buie. Nel Medioevo, poi, i pipistrelli vennero associati alle streghe. Si pensava che queste venissero supportate da demoni con sembianze animalesche. Inoltre, nella cultura magica, il sangue del pipistrello veniva utilizzato per la preparazione di pozioni magiche. Nel momento in cui le streghe vennero associate ad Halloween, di conseguenza, anche i pipistrelli vennero collegati a questa festività. Una storia vera. Durante la notte del 31 ottobre, per ringraziarsi gli spiriti dei morti, i Celti lasciavano di fronte alle loro case dei doni. Spesso si trattava di cibo. I Celti speravano così che gli spiriti dei morti lasciassero in pace le famiglie e tornassero nel loro regno senza impossessarsi dei corpi dei vivi. Da questa antica usanza deriva il gioco che i bambini fanno di notte, aggirandosi per le strade della città, bussando alle porte delle case per chiedere dolci e caramelle. Tutti conoscono la zucca intagliata che rappresenta l'icona fondamentale della festa di Halloween. Pochi, però, sanno a cosa si riferisca esattamente. Per trovare una spiegazione, bisogna risalire a una vecchia leggenda della tradizione irlandese, quella che parla di quell'anima maledetta di nome Jack e del suo incontro con il diavolo, venuto direttamente dall'inferno per portarlo via con sé.
Mentre tornava a casa nella notte di Halloween, l'ubriacone irlandese Jack si trovò faccia a faccia con il diavolo, salito dagli inferi per reclamare la sua anima. Jack, scaltro e furbo, impietosì il demonio e lo convinse ad esaudire il suo ultimo desiderio. Il diavolo, quindi, accettò di trasformarsi in una moneta per concedere al vecchio un'ultima bevuta prima di morire. Jack allora infilò la moneta nel suo borsello, proprio accanto ad un crocifisso d'argento. A quel punto il diavolo, disperato, concesse a Jack un altro anno di vita pur di essere liberato. E puntuale, il 31 ottobre dell'anno successivo, tornò dal vecchio. Quando tornò da Jack, il diavolo ancora una volta acconsentì ad esaudire un suo desiderio. Questa volta Jack gli chiese di aiutarlo a cogliere una mela su un albero e mentre il diavolo era appeso a un ramo, Jack incise una croce sul tronco. Il diavolo, che a quel punto non poteva più scendere, concesse a Jack altri 10 anni di vita. Ma il fegato del vecchio non resse e un anno dopo si trovò davanti alle porte degli inferi, morto. Nel vedere comparire davanti alla sua porta Jack con 9 anni di anticipo, il diavolo decise di non farlo entrare. Donò al vecchio un tizzone ardente per illuminare la strada e lo invitò a ritrovare la via di casa. Jack prese una rapa, la intagliò e dentro vi infilò il carbone. Secondo la leggenda irlandese, ancora oggi Jack vaga da solo nell'oscurità. Gli irlandesi nel XIX secolo, giunti in suolo americano, sostituirono la rapa con la zucca e dentro vi misero candele per tenere lontani gli spiriti che, come Jack, tornavano dal regno dei morti per trovare la via di casa. A tempo di Roberto Molinaro. Storywriter Michele Piumaiuta. Leading Voice Nanni Venditti.